Ehi, hey coach, ben ritrovati dal vostro AndreLink91 in questo nuovo video di Talking About. Come avete letto dal titolo, vorrei parlarvi delle differenze tra Yo-Kai Watch Puni Puni e Yo-Kai Watch Wibble Wobble per quanto riguarda la mia esperienza. Sicuramente chi sta guardando questo video ha visto il precedente video della chiusura dei server di Yo-Kai Watch Wibble Wobble e gioca ovviamente a Yo-Kai Watch Wibble Wobble. Io non volevo spostarmi su Puni Puni principalmente perché non avevo voglia di rifare tutti quanti i livelli, dato che ero arrivato a un punto insomma piuttosto avanzato del gioco e avevo una squadra di yokai che faceva letteralmente paura. Avevo yokai davvero difficili da trovare, tutti massimizzati, facevo un sacco di punti a partita, quindi si traducono in esperienza e in monete. Però ho detto proviamo Puni Puni, facciamo una prova. L'ho provato e devo dire che è molto più divertente di quello che mi ricordassi. Nel senso, spieghiamoci, il gameplay è lo stesso, non cambia assolutamente nulla, vai avanti, sconfiggi gli yokai, usa l'energy max, usa i booster d'attacco, i booster di punteggio, fai le tre stelline, le missioni sono sempre le stesse, ce n'è qualcuna aggiuntiva esclusiva per la versione giapponese, ma tutto sommato sono skippabili. Ma la vera cosa che mi è piaciuta è stato appunto ricominciare e giocare in un modo diverso da quello cui ero abituato prima. Prima io giocavo facendo cercando di fare tutte quante le stelline su ogni singolo livello e poi andare avanti. Questa cosa l'ho lasciata quando sono arrivato al Reame Yokai, che a metà Reame ho detto vabbè, sapete che c'è, andiamo avanti nel gioco, voglio andare avanti. Poi però mi sono detto ma ci sono tantissime ricompense quando trovi un tot numero di yokai, quindi mi sono messo a recuperare tutti quanti gli yokai che avevo lasciato. Invece ora che sto giocando su Puni Puni, principalmente Yo-Kai Watch Wibble Wobble, entro ogni giorno a riscuotere e poi dopo lo lascio stare. Perché non ho voglia, sinceramente, dato che deve chiudere il server, ho detto è inutile andare avanti con i livelli. Riscuoto e poi a fine, quando stanno per chiudere, riscatto tutte quante le monete, facciamo una mega pull finale e ciao Wibble Wobble. Quindi mi sono detto, ma sapete che c'è? Prendiamo tutti gli yokai che è possibile reclutare da primo livello fino a quello dove arrivo, in quella giornata, in quella ora, insomma in quella partita di gioco. Ed è quello che sto facendo. Magari prima arrivo a fine schema, poi torno indietro e recupero tutto quanto e poi vado avanti. E la squadra che vedete ora è particolare. Overnian e Reanma, insomma, l'ho presi ovviamente comprando la moneta S e moneta S più, selezione ovviamente. Perché l'ho fatto? Perché quando ho reinstallato Wibble Wobble qualche mese fa, ho visto che c'era la moneta S, l'ho comprata e c'erano degli yokai interessanti. La moneta S più non l'ho comprata perché veniva intorno ai 7 euro mi sembra, e non l'ho comprata perché poi volevo comprarla ma se ne era passato il tempo, erano scadute le ore, quindi niente, non l'ho presa. Ma la cosa interessante su Wibble Wobble, oltre al fatto che ci sono yokai di terza generazione, ovvero di Yo-Kai Watch 3, per intenderci, yokai americani, ci sono tantissimi yokai di altri giochi della Level 5, in più ci sono anche, o meglio, Puni Puni, le palline, diciamo, i Wibble Wobble, di personaggi tipo Beyblade. C'è tantissima roba, personaggi umani, altri giochi della Level 5, Beyblade, D-Rights, insomma, Nirvana, queste case qui così che hanno contribuito a rendere Puni Puni un gioco, secondo me, molto migliore di quello che era Wibble Wobble. Wibble Wobble mi dispiace davvero che chiuda, perché dato che hanno annunciato, o meglio, in un modo velato hanno annunciato che usciranno altri giochi di Yo-Kai Watch per l'Europa e per l'America, grazie, potevano appunto bloccare magari Wibble Wobble dicendo lo blocchiamo per 2 mesi, 3 mesi e poi ritorniamo. Ma anche fosse, è inutile, perché tanto gli yokai di terza generazione sono apparsi gli yokai di Busters o Blasters, che dir si voglia. Perché devi bloccarlo? Addirittura in America hanno gli yokai di terza generazione, Yo-Kai Watch 3, ripeto. Anche noi l'abbiamo avuti per quell'evento dei popcorn che da noi è arrivato dopo, gli americani, ma comunque sia, l'abbiamo trovato gli yokai di terza generazione. Ho trovato Usabion, Nokonauta, Esagera Serp, Esagera Hamburger, insomma, tantissimi, wow Drillo, tantissimi yokai di terza che ora se ne vanno.
Io appunto mi sto riscoprendo Puni Puni, chiamiamolo così a questo punto. Sto riscoprendo Puni Puni perché sto ritrovando yokai stupendi, tanti yokai diversi, nuovi, sto giocando in modo diverso come ho detto e quindi mi piace ancora di più riscoprire questo gioco. E è stupendo. Io consiglio a tutti quelli che non hanno ancora scaricato Puni Puni, se non avete la possibilità di crearvi uno store giapponese, chiedete aiuto ai vostri genitori o comunque sia a qualcuno, se non siete pratici ovviamente. Chiedete aiuto a qualcuno, vi scaricate l'APK da internet. Certo, se vi fate lo store giapponese è meglio. Io non sto promuovendo la pirateria, attenzione, io no, sono contro la pirateria per quanto riguarda appunto i giochi e le cose, pirateria giù. E niente, quindi insomma volevo appunto fare questo talking about per parlarvi di Puni Puni, che è secondo me la versione migliore da giocare di Yokai Watch. Ultimo appunto da fare, uno dice, ma io non conosco il giapponese e non ci capisco nulla. Se hai giocato a Weeble Wobble, bene o male le cose le conosci, gli yokai più usati li conosci, quelli dei primi schemi li conosci, comunque sia fino al sesto, settimo schema li conosci. Quindi insomma sai i loro effetti, magari riesci a recuperare quello yokai dalla slot che ti è piaciuto tanto e quindi lo puoi riutilizzare. Magari vuoi spenderci una decina di euro per comprare le monete selezione e lo fai. Quindi insomma se vuoi iniziare Puni Puni la cosa migliore è che lo giochi, ovviamente i primi livelli li conosci quindi non c'è problema. Sempre per il problema della lingua, io non... Ho usato yokai che non avevo la minima idea di cosa facessero. Anche conosco qualche parola del giapponese e non mi sono messo per niente a leggere quello che facevano. Leggevo solo i numeri, appunto, quelli che potevano essere attacco che toglieva oppure ricaricava la salute di quelli che non conoscevo. E poi vabbè, l'ho usati senza mettermi a leggere. L'ho usati, quello attaccava, quell'altro magari boosta l'attacco, l'altro boosta il punteggio. Alla fine impari giocando. Anche con Yokai Watch Weeble Wobble, io Weeble Wobble devo ammetterlo, leggevo tutto quello che facevano ogni singolo yokai. Adesso la squadra, quello che vedete è più che altro la squadra che ho ora è per boostare l'attacco. I punti salute mi interessano, però preferisco boostarmi l'attacco e poi andare a distruggere quelli che ci sono in questo momento nell'evento. Che è molto divertente, devo dire. È molto divertente, si fanno un sacco di punti, ci sono yokai piuttosto forti, però si fa, poi ti danno i punti, puoi riscattare i punti con personaggi, con accessori, insomma, è bello. Yokai Watch Puni Puni, come è ovvio che sia, è l'esperienza definitiva su smartphone di Yokai Watch. Bene, questo video talking about finisce qui, io come sempre vi ringrazio per aver seguito uno dei miei video, in descrizione come sempre link per Twitter e anche per Instagram. Iscrivetevi al mio Instagram se volete rimanere sempre aggiornati su quello che pubblico. O meglio, su Twitter esce l'aggiornamento, su Instagram esce altra roba random che mi viene in mente durante la giornata. Se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi a noi. Ci vediamo come sempre domani con un nuovo video. Bye bye.